Ragazzacci, buon giovedì. Allora, sbarbatina di oggi. Sbarbatina di oggi. Oggi andiamo con un sapone che non ho mai provato. Soap Commander, questo è Raspberry Lemonade. È un sapone tallowato, Alabama, fatto in Alabama. Mi sembra che è col tallow, no? Fatemi vedere. No, non è col tallow. È vegetale, sapone vegetale. Allora, la profumazione, sento un limone mischiato con frutta, con una frutta rossa, però non riesco a decifrare com'è nel caso dello Stirling Strawberry Lemonade che si sente nel sapone la fragola. Qui sento un po' di limone con della frutta rossa, però non riesco a definire che frutta è. Rasoio di oggi, Seigus Zeppelin. Questa è la versione con il cap differente, la parte che vedete che è più dentata è la 0,7 o 0,70 mm di cap e quella che ha la barra più liscia è la 0,50 o 0,5. È un rasoio che ha la particolarità, il Seigus Zeppelin, di avere la lametta piegata come se fosse un sorriso triste. È una caratteristica di questo rasoio che, dicano, dovrebbe migliorare la rasatura. Io vi sono onesto, non è che ho sentito grande migliora con la lametta così piegata. Comunque, va bene, ora lo proviamo in rasatura montandoci questa Vigion, questa lametta strana, che vi sono onesto, non so se le ho mai usate. Le ho trovate in un cassetto, in una scatolina, e le voglio provare. Allora, prendiamo la solita nocciolina di sapone. Non so come mai ero convinto che questo fosse un sapone al tallow, invece un sapone vegetale. E l'ha usato mio figlio l'altro giorno, mi ha detto che ha fatto una bella schiuma. Vediamo se aveva ragione, se ci capisce qualcosa. Allora, mentre si scioglie in ciotola, è abbastanza duro, come sapone, come pasta, non è una crema morbida, è abbastanza compatto. Dando un'aiutatina in ciotola con il dito per scioglierlo con un pochino di acqua. Allora, mentre prende il caldo, tiriamo fuori il pennello, vediamo come sta a scaldare. Evo 2. Viene fuori una profumazione al limone, un limone addolcito però. Ora ha montato veloce. Carico il sapone dentro al pennello. Direi che ci siamo. Allora, sciacquatina la faccia. Oggi c'è una bella barbazza, perché il rasoio di ieri, l'one, un rasoio che non è che va profondissimo. Abbastanza bella come schiuma. Allora, la profumazione che sento parecchio limonata, però insomma un limone, non un limone, un limone più acido mischiato con qualcosa di dolce. Mi sono onesto, mi piace di più per ora così al naso Stirling, Strawberry Lemonade.
sento il limone un po' più sintetico. Allora, la schiuma tende un pochino a seccare. Qui sì, ho visto nell'inci che c'è la glicerina quasi ai primi posti. A volte i saponi che hanno molta glicerina, non lo so se è una sensazione mia, se mi sbaglio, ma sento che tendano a asciugare come schiuma. Non riesce a venire una schiuma bella bagnata, Però vi dico, non so se è una sensazione mia, mi sbaglio. Magari aiuta a fare il sapone scivoloso, però non lo so, con l'idratazione del sapone, visto che i saponi che hanno molta glicerina tendono a essere una schiuma un po' secca, è quello che mi sta dando la sensazione. All'inizio sembrava meglio, comunque insomma sta prendendo acqua ancora, vediamo. Vediamo prima di dare i giudizi. Sta prendendo acqua, vedete che il sapone ancora non parte dal pennello. Che ancora può prendere ancora un pochino d'acqua, sicuramente. Ora sembra che si stia idratando. Vedete che sta cominciando a venire bello lucido. Questo Evo 2 ha questa caratteristica, secondo me, queste setole rispetto alla Una riescano a essere meno incontinenti, riescano a tenere meglio il sapone anche quando è bello idratato. Vedete che no, non sta partendo tanto il sapone. Ed è molto molto idratato. Sì, comunque non male, dai, il sapone, aveva ragione mio figlio, allora non male. Va bene. Mi è piaciuto. Buono. Vediamo se è bello scivoloso. Allora, rasoio spagnolo, Seibus Zeppelin. Incominciamo dalla parte 07. Non si sente molto la lametta, vi sono onesto. Un rasoio abbastanza tranquillo. Di questo rasoio ho anche la versione 0909. I due lati della piastra sono 09, 090. Magari lo possiamo usare domani. Questa 07 secondo me è fantastica. So io che vi dico, ci ho messo un po' a capire come usarlo bene, eh. Le prime volte non mi soddisfaceva, però poi ci ho preso la mano. Lo sai, quel regalo bellissime sbarbate. Poi il vantaggio con la doppia piastra o con il doppio gap. Uno fa il primo passaggio a 0,7. E poi può fare gli altri passaggi a 0,5. Comunque guardate, ragazzi. Già il rasoio a 0,7 ha portato via praticamente tutto. Perché vi dico, taglia veramente bene. Veramente, veramente bene. Dopo che uno lo capisce un po' come usarlo, l'angolo giusto. È un rasoio che veramente lavora benissimo. Ora andiamo con la 0,5. Si riconoscono anche abbastanza veloci perché, come avete visto, la barra una è dentata. Non è che sia dentata, ma insomma, c'ha delle scanalature tipo scaloppe, diciamo, mentre la 05 è completamente liscia. Ecco, so che c'è qualcuno che gli piace fare il passaggio del pelo con un lato della lametta e gli altri passaggi con l'altro lato. Sì, comunque questo rasoio è ideale anche per fare quel lavoro lì. Allora, ora vado con il lato 05 che vedete è completamente liscio, perché questo c'ha come dei dentini. Allora, questo lato è molto più delicato.
La metà io praticamente non la sento in faccia. Secondo me deve avere un'esposizione quasi neutra e con questa piegatura che ha non so se farà l'effetto tipo slant che non fa sentire la lametta. Comunque vi dico, taglia che è un piacere. Guardate la baza già come è liscia, senza aver dovuto fare tanti passaggi. Delicatissimo il rasoio. Ottimo, 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 ottimo. Facciamo contrappello zona collo e vediamo se c'è da fare qualche ritocchino, ma vi dico, sono già liscissimo. La soglia lavora eccezionale, eccezionale. Allora, vado sempre con la 0,5. Perfetto, non mi fa male il taglio della parte bassa. Metto un contropelo. Listo ragazzi, pronto. Listo è fatto, spagnolo. Ottimo, 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 ragazzi, sbarbatina eccezionale. E qui mi sono un pochino pizzicato, guardate. Qui sono parecchio lontano dallo specchio, sono cieco. A volte prendo male la misura così. Perché prima di fare il video io facevo la barba attaccata allo specchio. Qui vado come pipistrello, un rapper. Comunque ragazzi, sbarbata eccezionale, eccezionale veramente. Sì, c'è qualche punto che potremmo magari fare un pochino meglio. Andando con la 07. Perché a me mi va meglio la 07 con il mio tipo di barbatura e la mia fisionomia della faccia. Comunque, ragazzi, eccezionale. Un rasoio che veramente mi piace tantissimo. Non capisco come mai in Europa sia così difficile da trovare. So che io, vedete, guardate, dietro c'è scritto, l'ho comprato da Bulgos e dice Made in Spain, però c'è lo stemma di Bulgos che è il negozio americano che è il distributore ufficiale per l'America. Però so che non è facile trovarlo in Europa questo rasoio.
lume un pochino in zona più baffi dove mi sono fatto il tagliettino, si brucia tutto il collo appena appena appena, però è perché l'ho passato un po' troppe volte. Perché vi dico, io vado bene con la 07, infatti poi ho preso la 09 perché con la 09 vado ancora meglio. Comunque la 07 va benissimo, che uno potrebbe usare due volte la lametta girandola e usando solo la 09. Tanto se con lo sciavette con mezza lametta ci si fa la barba, anche con questo rasoio si potrebbe usare un solo lato e poi girarlo e riutilizzare la lametta dell'altro lato e farsi due barbe con la stessa lametta, avendo però sempre il tagliente nuovo. Ragazzi, a lume di rocca, vi dico appena appena qui dove mi sono pizzicato e basta, il resto è eccezionale. Tu il rasoio che è fatto veramente bene, acciaio 316L, lucidato, veramente, veramente un bel rasoio. Ora è sporco del sapone, non si vede, però è veramente un bel rasoio, ragazzi. Costa caro. Questa è la versione V2, Zeppelin V2, però a me piace, quindi un bel rasoio pesante, bella bestia. Allora, oggi uso TSE Aftershave americano fatto in Fort Worth, Texas. Questo è Cherry Bomb, alla ciliegia, come il sapone era frutti rossi e limoni. Ci mettiamo una bomba di questa, questa è proprio una bomba americana. Questa mi sembra che non ha alcol. Witch Hazel, aloe vera, glicerina, non alcol. Però ragazzi, è una bomba di profumo, mamma mia, più che va. Ma brucia per gli oli essenziali questo. Comunque tanta roba, è una profumazione che rimane addosso per ore. Allora, saponcino. Soap Commander, non è male, non è male, ragazzi. Mi sento la pelle morbidissima, veramente elastica. Sì, è un vegetale che fa tranquillamente il suo lavoro. Come profumazione, vi dico, mi è piaciuto più Strawberry Lemonade di Stirling, però comunque è un sapone discreto anche questa come profumazione. Pelle morbidissima, veramente morbidissima, morbidissima. Elastica da morire, anche perché questo aftershave qua che lo potete comprare in Amazon USA, ve lo spediscano in Italia, il sapone e l'after, è discreto, eh? Certo, sono profumazioni sparatissime, ragazzi, questo sì, considerate questo, che arriva olio essenziale praticamente in sapone. Rasoietto, ragazzi, ottimo, eh? Mi sembrava che mi era uscito un piccolo punto rosso qua. Il tagliettino sul labbro, che è stata colpa mia nell'appoggiare il rasoio, ma è stato veramente qualcosa di minimo, eh. Mi sono appena appena pizzicato un pochino, addirittura mi sono pizzicato con il lato 05. È un bel rasoio ragazzi. Forse il lato 05 gli manca un po' di profondità, sullo 07 con la mia fisionomia, con la mia barbatura va meglio sicuramente, però lo 05 è veramente un rasoio delicato, anche se lo è la 07. Domani usiamo la 0909 e così vediamo un pochino la differenza. C'ha un manico diverso, che è l'ultima versione che hanno fatto. E non male, non male davvero questa rametta. Questa è una Platinum, Super Platinum, Vigion. Veramente mi è piaciuta. Taglio netto, bellissimo, ottimo veramente. Gran bella rametta. Beh, e il pennello, ragazzi, che vi posso dire? Avete visto, nonostante mettevo acqua nel sapone come questo Evo V2, secondo me ha le setole che riescono a trattenere meglio il sapone che la versione 1. Al momento io lo ritengo uno dei migliori ciuffi sintetici che c'è sul mercato. Veramente, veramente ottimo, mi piace tantissimo. Va bene ragazzi, allora anche la sbarbata di oggi l'abbiamo portata a casa. Veramente bella, mi è piaciuta, mi piace tanto questo rasoio.
Ci sentiamo domani e continuiamo con questo Zeppelin, però la versione nuova. Ciao ragazzi!